E ci sono nuove iniziative sindacali sulla sanità. Davanti a Palazzo Lascaris c'è stata una manifestazione di CGIL, CISL, UIL e dell'RSU dell'Amedeo di Savoia. Due delegazioni sono state ricevute dal presidente Cattaneo col vice Placido e gli assessori Monferino e Maccanti. I sindacati confederali della sanità hanno sottolineato le difficoltà del sistema socio-assistenziale che si stanno manifestando a causa dei tagli di bilancio sia nazionali sia regionali e temono che si ripercuotano sui lavoratori oltre che naturalmente sui cittadini. I sindacati dell'Amedeo di Savoia, per il quale è ipotizzato il trasferimento, hanno chiesto che l'attuale sede resti inalterata e che anzi vengano spesi i fondi già stanziati per la ristrutturazione e l'adeguamento, appunto, dell'ospedale.